Salve a tutti, un caro saluto da Francesco Samani. Se ci saranno tante visualizzazioni e voi potete anche concorrere al numero di visualizzazioni condividendo il link, iscrivendovi al canale e mettendomi piace, io continuerò a fare video di questa, cioè affrontando questi argomenti. Allora, oggi voglio affrontare l'argomento relativo al concetto di integrazione scolastica. Allora, non funziona al meglio la tavoletta grafica. Allora, devo risistemarla. Ok. Adesso dovrebbe funzionare meglio. Ok. Quindi il concetto di integrazione scolastica, il quale è intimamente collegato con il concetto della disabilità. Questa lezione è volta a tutti i docenti, a quegli insegnanti o a quegli studenti che si stanno preparando ai concorsi 2020 della scuola. Perché questo, diciamo, è un argomento molto importante che alla fine riguarda tutti. Allora, è importante dare. Anche se io ho già affrontato determinati argomenti, è importante ripartire dalla definizione di handicap e oggi viene trasversalmente accettata e ciò si deve all'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi all'OMS, la quale nel 1980 pubblicò la classificazione internazionale delle menomazioni, delle disabilità e degli svantaggi esistenziali. E la sigla è ICIDH. Quindi questa che cos'è? Ricordatevi la data. È la classificazione internazionale delle menomazioni, delle disabilità e degli svantaggi. L'acronimo deriva ovviamente dall'inglese e sta per International Classification, IC, International Classification of Impairments comma Disabilities and Handicaps. Quindi ovviamente, o in un modo o nell'altro, se nella prova preselettiva o in una prova scritta ritrovate questa sigla, sapete sia il significato in inglese
sia la relativa traduzione. Benissimo. Quindi, riprendendo il concetto di handicap, esso è caratterizzato da cosa? Da una menomazione che viene intesa come una perdita, un'anomalia permanente a carico di una struttura umana anatomica, come per esempio le funzionalità psicologiche, fisiologiche, anatomiche, che quindi sono anche quei concetti che vengono anche percepiti da un punto di vista esteriore. Quindi la menomazione è perdita. O se non c'è una perdita, c'è un'anomalia o anomalia permanenti. Puntini, puntini, puntini. Questa menomazione implica causa una disabilità. Che non è nient'altro che una limitazione nella capacità di compiere un qualcosa. Quindi nella capacità di compiere un'attività. Infine, questa disabilità produce un handicap che è essenzialmente una condizione di svantaggio che finalmente viene riconosciuta. Ovviamente questa condizione di svantaggio è conseguente alla menomazione e alla disabilità. È importante ricordarvi che nel 1999 l'OMS pubblicò la classificazione internazionale delle menomazioni, delle attività personali e della partecipazione sociale, che è nota come ICIDH-2. Di questo ne parlo in maniera più approfondita in altri video. Nel 2001 sempre l'OMS stende, fa una stesura dell'ICF, che in italiano è la classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e della salute. L'acronimo viene dall'inglese e in particolare significa International Classification of Functioning Disability and Health, quindi benessere.
Salute. Benissimo. Successivamente questa stesura è stata completata con l'ICF CY, che sta per Children, che è più specifico, diventa una classificazione ancora più specifica per persone al di sotto di una certa età. Allora, gli elementi caratteristici dell'ICF sono il fatto che avviene una standardizzazione delle disabilità, ossia il disabile si può trovare in qualsiasi parte del mondo, ma si cerca di porre dei criteri universali che danno la possibilità di comprendere al meglio la disabilità, che non viene più vista come un problema di gruppo, di un gruppo minoritario, ma come una esperienza di vita che capita ad alcune persone. L'approccio dell'ICF è un approccio di tipo integrato, ed è importante il modello multidimensionale del funzionamento della disabilità. Quindi c'è un modello multidimensionale. Io qui vado veloce perché in tanti altri video ne ho parlato in maniera molto più approfondita, multidimensionale, sono in diretta, ascolterete pure voi questa suoneria, mi dispiace, multidimensionale del funzionamento e della disabilità. Quindi, andando rapidamente, dovete conoscere anche il quadro normativo, quindi la legge 118 del 30 marzo del 1971, la legge dell'8 agosto del 75, fino ad arrivare al DPR del 24 febbraio del 94, 11 aprile 94, il 21 aprile 97 e il decreto ministeriale 141 del 3 giugno del 99. Queste sono tutte, diciamo, questioni importanti che io vi consiglio di approfondire. Quindi, a seguito di tutte queste leggi, decreti, eccetera, eccetera, arriviamo diciamo alla questione fondamentale, è che in base agli articoli 3 e 34 della Costituzione italiana, l'alunno disabile può frequentare la scuola dell'obbligo fino al compimento del 18° anno d'età. Quindi il disabile può frequentare la scuola dell'obbligo.
Poi ci sono diverse sentenze importanti, tra cui la sentenza della Corte Costituzionale del 2001, che prevede l'estensione della frequenza della scuola oltre il 18° anno di età, però prevede l'eventuale assolvimento dell'obbligo che può essere espletato nei corsi di istruzione per adulti, che pertanto devono garantire anche agli studenti disabili le relative facilitazioni previste dalle istituzioni scolastiche. Poi la sentenza della Corte Costituzionale nel 1988 estende anche agli istituti secondari di secondo grado il diritto alla frequenza scolastica per alunni con disabilità. Ricordatevi che sono documenti molto importanti e ricordatevi il significato di questi documenti, della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale, il PDF, del piano educativo individualizzato, del PEI. Ricordatevi anche che cos'è il GLH. Il GLH, che cosa sono il GLH e il GLHO? Quindi il gruppo di lavoro per l'handicap operativo. Queste sono tutte questioni che insomma vanno viste in maniera anche abbastanza approfondita, soprattutto per chi si sta preparando per il TFA sostegno. È importante quindi pure conoscere la valutazione, come va valutata la situazione di uno studente disabile, soprattutto facendo riferimento all'articolo 16 della legge 104 del 92. Io con questo vi saluto e se insomma vedrò che ci sarà tanto interesse nel seguire questo corso gratuito di preparazione al concorso, farò ulteriori video. Quello che vi raccomando è di lasciare commenti e di passare parola, insomma, agli altri colleghi relativamente all'esistenza di questi video, di questo canale. Vi ringrazio tanto e vi auguro una buona giornata.